fondamentalmente sono nata come designer di vestiti, o la stilista, insomma. Ho fatto la scuola a Berlino di design, di moda, e anche in Irlanda, sono stata un anno in Irlanda era con Erasmus, dove ho fatto dei studi un po' più artistici, invece a Berlino erano più tecnici. Sono legata sia all'ecologia, che mi ha sempre importato moltissimo, sia all'artigianalità. Se entriamo nel tessuto, io lavoro solo con tessuti naturali e lo sviluppo lo vedo molto nel tessuto ecologico. Sono lane, sono sete, sono cotoni e lini. E le propongo anche ai clienti che vengono qui. Lavori su Sì, richiesta spesso, sì, io solo lavoro su solo richiesta. su richiesta. La lana cadata sarebbe questa, dopo la tosatura è stata lavata e cardata, pettinata per così dire. In questo caso è stata infeltrita insieme con la seta e il cotone. La lana si infeltrisce sui materiali naturali, si lavora con acqua calda e sapone e le fibre massaggiando, si restringono e poi fanno questo effetto sulla seta perché si infilano nelle fibre tra di loro e poi fanno questo effetto che io lo trovo molto affascinante. Si possono creare anche vestiti in questo modo oppure dei tessuti, io faccio anche arazzi, che mi sembrano belli come se fosse un quadro, così oppure lo collego con altri materiali. Un vestito che uno mette quotidianamente, non deve costare 300 euro per me. Questo è un tessuto di ortica, ecologico e non è stato tinto. Tante volte li trovo non tinti i tessuti, che è anche bello, allora mi piace magari fare un intervento o di questo tipo oppure applicando un altro tessuto colorato in fondo. Questo è bambù. Questo è di canapa, invece questo è di ortica. Ho fatto una cosa che si mette sopra i pantaloni come un pareo semplice. Un vestito da sposa. Diciamo, c'è molta libertà creativa perché tante volte vogliono dei particolari o delle stoffe anche uno sopra l'altra, così mi piace molto la fantasia in questo. Poi in più tengo questi corsi di feltro di base, corsi di base dove si impara la tecnica, che anche quello mi aiuta per l'economia, ma anche lì c'è un bellissimo contatto con le persone, lo facciamo in una giornata di solito. L'ho fatto anche con bambini, diverse esperienze, diciamo. Nel mio lavoro è molto importante che la persona vede quello che io sono, non sono una sarta. Però i miei vestiti tengono anche 15 anni perché le porto anch'io, le vedo dove sono deboli o più forti. Però questo mi permette di sviluppare un'idea in una maniera molto libera, perché io non mi fermo per dire questo non si può fare. Io faccio e poi vedo dove arrivo.